Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, vi ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo e vi ha dato il perdono di tutti i peccati unendovi al suo popolo. Egli stesso vi consacra con il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta, siate sempre membra del suo corpo per la vita eterna. Amen. Mungiamo sulla fronte per dire che adesso con questa unzione sono re, sacerdoti e profeti. Luca, Federica, Laura, siete diventati nuova creatura e vi siete rivestiti di Cristo. Questa veste bianca sia segno della vostra nuova dignità. Portatela senza macchia fino al tribunale del Signore nostro Gesù Cristo per avere la vita eterna. Amen. Amen. Adesso vi rivestite con l'abito battesimale, lo stesso che metteranno nel giorno dopo. Anche della prima comunione, cioè. Ora consegniamo ai padrini e alle madrine di questi nostri neofiti il simbolo della fiamma della fede. I padrini delle madrine, venite vicino. Sono tre giorni. Ricevete la luce di Cristo. Siete diventati luce in Cristo, camminate sempre come figli della luce, perché perseverando nella fede possiate andare incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Amen. Amen. Adesso voi potete sedervi e viene Ciro. Ora tutti quanti invocheremo per Ciro il dono dello Spirito Santo, per cui oggi riceve la Cresima. Invochiamo lo Spirito Santo. Anche a te dunque ora viene donato il
dono dello Spirito Santo, la forza promessa, perché reso più perfettamente conforme a Cristo, tu possa dare testimonianza della passione e della risurrezione del Signore e diventare membro attivo della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo, nella fede e nella carità. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ha rigenerato questo tuo Figlio dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandolo dal peccato, infondi in lui il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempilo dello Spirito del tuo Santo timore, per Cristo nostro Signore. Amen. Ciro, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Amen. E facciamo un applauso a Ciro. Grazie. Adesso prendiamo la tunica e la candela accesa. Ciro, sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Ricevi perciò la veste bianca e portala senza macchia fino al tribunale del Signore nostro Gesù Cristo. Per avere la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Avvicinatevi, padrino e madrino. Sei diventato, Ciro, luce in Cristo. Cammina sempre come figlio della luce, perché perseverando nella fede, tu possa andare incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Amen. Il Signore ti accompagni. Amen. Amen. Sedete.